Dunque ragazzi, oggi vi porto a fare uno dei giri più panoramici che ho sopra casa, sopra ad Alassio. Quella che vedete qua dietro è il Golfo di Alassio, la Iguiglia, l'isola Gallinara, Albenga e la Giuccia Finale. Vi faccio vedere un giro che è un anello da 10 km che passa sull'onda minore, arriva fino ad Albenga, sale su e poi facciamo il sentiero dell'onda famoso che torna indietro. Tutto l'anello è 10 km, lo potete fare con qualsiasi cosa, a piedi, in bici, bici elettrica, è praticamente per tutte le categorie, o meglio, a piedi lo può fare veramente anche un bambino, in bici ci sono dei punti dove bisogna fare un po' attenzione. Io sono con la bici ovviamente cross country e ci facciamo il giro. Parto dall'inizio col video accelerato della salita, quindi tutto l'asfalto lo vedete ma è accelerato. La partenza io ve la faccio dalla stazione di Alassio o il comune di Alassio. Però questo anello lo potete fare anche partendo da Albenga. Quindi se siete in ferie qua in Liguria, questo è un anello da fare a piedi stupendo. Guardate il panorama. Andiamo all'inizio. Finisce l'asfalto qua e incomincia lo sterrato. Abbiamo ancora un pezzetto di salita, eh? Ok. Qui si sale, ragazzi. Thank you.
Ma troppo mossa.
Eccolo, sentiero dell'Onda, che inizia di qui. Di qui appunto è la strada che abbiamo appena fatto. E di qui andremo a farci l'Onda verso Alassio e poi siamo arrivati alla fine dell'anello. Andiamo. Tempo si faceva in bici questa, prima che le moto la venissero a disintegrare, questa si faceva.
No, no. Wow, giro finito. Allora, qui finisce il sentiero dell'Onda,
proprio lì sotto c'è l'asfalto che vi riporta dove siamo partiti. Detto questo, io vi consiglio davvero di venire a fare questo anello, io lo verrò a fare a piedi. Si può fare in tutti e due i sensi, a piedi e anche in bici, tanto c'è da spingere, in tutti e due i modi ci avete un po' da spingere in bici, invece a piedi è bellissimo, sono 10 km davvero incredibili. Vi lascio in descrizione il mio giro su Strava, il mio giro su Garmin Connect, così che vi potete scaricare le tracce, le potete vedere sulla mappa e potete venire a replicare questo giro. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi torni utile, perché davvero vi consiglio di venire a fare questo anello. Adesso, accelerato, vi faccio un attimo vedere il ritorno per arrivare esattamente sull'attacco dell'anello. Primo giorno, questo caldo si fa sentire.